Bene, benvenuti su questo mio canale YouTube dove da alcuni anni parlo di psichiatria e neuroscienze. Il tema di oggi è un tema molto particolare che ho già affrontato in passato. Sono alcuni anni che porto molta attenzione a quanto tempo trascorro a fare certe attività, ad esempio quanto tempo passo sullo smartphone oppure a quanto tempo passo a guardare delle serie su Netflix o su Amazon. Insomma, sto cercando di essere consapevole rispetto a quando la mia attenzione viene rubata dalle moderne abitudini digitali, ok? Faccio questo perché mi rendo sempre più conto che avere un buon capitale di attenzione disponibile da rivolgere a me stesso, alle persone a cui voglio bene, è la chiave per vivere meglio. A rubare la nostra attenzione non è solo il nostro stile di vita basato sulle periferiche digitali, ovviamente, come gli smartphone, le smart TV o il browser che usiamo per navigare su internet sul nostro computer. Il furto della nostra attenzione è iniziato molto tempo fa, ad esempio con la diffusione della televisione commerciale. Ma in realtà la nostra attenzione viene anche impiegata per cercare di stare dietro a delle incombenze strane e nefaste imposte da molti anni dalla nostra società. Stare dietro alle bollette da pagare, le pubblicità intorno a noi, mille rituali amministrativi a cui siamo sottoposti come andare alle poste, ricordarsi di pagare le multe, pagare le tasse, le plurime incombenze lavorative, eccetera. Se ci si pensa bene, la nostra attenzione non è infinita e spesso la dobbiamo disperdere in molte attività ben poco ottimizzate, spesso inutili, che ci sembrano importanti solo perché tutti fanno così, ok? Certo, la ciliegina sulla torta l'hanno messa sicuramente gli smartphone, con la loro capacità di diffondere la nostra attenzione a decine di vari compiti inutili come leggere la timeline dei nostri social network, scrutare le notifiche e perderci in ricerche a catena su Google. Ho già fatto altri video su quello che io chiamo il disturbo della diffusione patologica dell'attenzione. Andateli a cercare per capire meglio di che cosa si tratta e comunque ve li indicherò magari da qualche parte intorno al video. Ma perché personalmente ritengo che questa diffusione della nostra attenzione su mille punti di fuga a cui tutti noi siamo sottoposti in questa società moderna possa essere un grosso problema di salute mentale e di benessere psicologico e sociale? Bene, ve lo spiego subito. Se sprechiamo la nostra attenzione, perdiamo semplicemente la possibilità di essere consapevoli rispetto a cosa ci fa stare più o meno bene, su come migliorare la nostra condizione e, cosa molto importante, su come cercare di far valere i nostri diritti di esseri umani. Se le nostre giornate diventano una corsa sfrenata tra incombenze amministrative, preoccupazioni economiche spesso, problemi di lavoro, fake news, social network, WhatsApp, serie TV e chi più ne ha più ne metta, come possiamo immaginare di riuscire a diventare consapevoli di come vorremmo vivere realmente? Di come raggiungere la consapevolezza di quello che vogliamo davvero? Di come stare meglio noi e come far stare meglio le persone che amiamo? Per raggiungere obiettivi nella vita, per migliorarci o per semplicemente poter contemplare e godere del mondo in cui si vive, dobbiamo poter disporre della nostra attenzione, che è ormai risucchiata in mille pozzi senza fondo, in cui viene per lo più sprecata, assorbita completamente. Che cosa bisogna fare, quindi? Beh, per prima cosa provare a notare quanto tempo della nostra giornata il nostro cervello è assorbito in attività che risucchiano la nostra attenzione. Ad esempio, io spesso guardo l'orologio del mio smartphone. Ho preso l'abitudine di farlo per tenere traccia della quantità di tempo che passo a fissare lo schermo. Il solo fatto di saperlo già ti spinge a trascorrere meno tempo davanti a questo smartphone. Immagino che sia questa la chiave. Essere consapevoli. Bisogna provare a farsi delle domande. Sono consapevole dei miei coniglietti che giocano vicino a me mentre scrivo? Sono consapevole del panorama e del tramonto davanti a me mentre vi parlo con questo video? Vedo non solo il cielo, ma anche il parco fluviale, alcune case che si iniziano ad illuminare. Guardo le montagne e mi sento più calmo, effettivamente. Cerco di vivere nel presente e di rendermene conto. Tutto questo mi sta portando a essere più cauto e oculato rispetto al dilapidare la mia attenzione in molte attività, tutto sommato inutili o secondarie. E ho deciso da diverso tempo di tenere sempre un pochino di attenzione libera,
disponibile e soprattutto non saturarla sempre comunque tutta. Per gestire la nostra attenzione bisogna imparare ad ignorare alcuni segnali di questo nostro mondo accelerato, iperrichiedente e da alcuni anni sicuramente pure invaso dal digitale. Imparare a non disperdere la nostra attenzione diventerà sempre di più un superpotere per poter essere concentrati su quello che veramente conta. E noi stessi, il nostro benessere, la nostra crescita personale, è molto molto importante il far valere i nostri diritti e la nostra libertà in un mondo che ci vuole tutti mansueti, inconsapevoli, addomesticati e distratti. Una società che alimenta costantemente la nostra distrazione non avrà problemi a controllarci, perché le rivoluzioni sociali e culturali le hanno sempre portate avanti persone consapevoli e concentrate. Bene, che cosa ne pensate? Mi dite qualche cosa anche voi, magari scrivendolo giù in descrizione? Anche voi pensate che la consapevolezza sia una strada maestra verso il miglioramento della nostra salute mentale e sociale? Anzi, se posso darvi un consiglio, forse il migliore che posso darvi in questo momento, provate adesso a spegnere lo smartphone o il computer da dove mi state vedendo e uscite di casa. Fuori all'aperto, sotto il sole o nella notte, non so in questo momento dove siete. Io comunque lo farò subito. E ci vediamo al prossimo video.